altri tre giochi italiani totalmente idioti. Partiamo in quarta con Ruspa League, prequel motorizzato di Call of Salvini. In questo gioco dovremmo fare più o meno quello che si fa in Rocket League, con la differenza che si usano delle ruspe al posto delle macchine e il capoccione paffuto di Adinolfi al posto della palla. Il tocco di classe sono gli abusivi al centro del campo da tirare sotto per caricare il potere. Sapete cosa viene dopo il 2? Un altro 2! Proprio come accade in Grezzo 2, 2! Il doppio più marcio, il doppio più violento e il doppio più trash del suo predecessore. Cioè, cosa vuoi di più di prendere ammazzate le persone col prosciutto di Parma? In un'era ormai dimenticata, i Maranza si chiamavano Tabbozzi e tu potevi avere l'onore di giocare al loro simulatore. Un gestionale in cui acquistare vestiti di dubbio gusto, fare rissa coi metallari, uscire con tipe che indossano scarpe ambigue, il tutto cercando di non farti espellere da scuola. Un'impresa piuttosto ardua.